Le faccio una domanda che interessa a tutti noi. Tutti ormai abbiamo sempre questi smartphone tra le mani oppure gli iPad, già bambini piccoli. E allora questo abuso che tutti noi facciamo dei cellulari, degli smartphone, del touchscreen, può provocare un danno alla nostra mano, al nostro polso, alle dita? Sì, direi di sì, può provocare una infiammazione dei tendini, sia dei tendini flessori che dei sensori, che sono i tendini responsabili del movimento delle dita, e questa infiammazione è la conseguenza di un'eccessiva attivazione di questi tendini da parte di chi svolge queste attività manuali, chi lavora col computer, chi usa il cellulare. Soprattutto i giovani utilizzano il cellulare col pollice, e quindi usando il pollice in modo continuativo si possono creare delle tendiniti, le cosiddette tendiniti, che sono appunto delle infiammazioni dei tendini, e questo perché si formano delle micro lesioni, la cosiddetta overuse, che è il metabolismo cellulare di questi tendini, non fa in tempo a riparare i microtraumi che si generano durante l'attività, e quindi il tessuto sinoviale che circonda il tendine è sollecitato, e sollecitato ripetutamente si formano delle microlesioni che non riescono a ripararsi e quindi si infiammano, e si arriva anche al cosiddetto, in modo volgare diciamo, dito a scatto, tendiniti del polso, che si chiama morbidi di Bechervin, e comunque possono poi diciamo, se prolungati nel tempo, anche arrivare a dover fare un intervento chirurgico. Ci sono dei consigli che si possono dare proprio per, diciamo, compensare un po' questo utilizzo inappropriato, questo abuso che abbiamo un po' tutti nel cellulare? Beh, sicuramente, ma dirlo non serve a molto, il riposo, diciamo, e non usare così tanto il cellulare, soprattutto magari se si deve utilizzare anche il mouse o la tastiera per fare delle pause, e quindi magari chi utilizza comunque per lavoro la tastiera, fare delle pause magari a ore, lavora 2 ore, poi fa una pausa, poi altrimenti si sollecita comunque utilizzare dei mouse che cambiano la posizione, cioè un mouse per un'ora e un altro tipo di mouse per un'altra ora, utilizzare il rialzo, e certo è che se il lavoro è quello è difficile non farlo. Sicuramente ai giovani l'utilizzo diciamo del cellulare è limitarlo alle cose importanti, ecco.